Le cose del mondo non ci colpiscono per il luogo o per il tempo, ma ci colpiscono per il come. Sono le emozioni che generano, che fanno sì che diventano ricordo o interesse. E questo accade in un mondo che solo sulla superficie è veloce, perché siamo prigionieri di una iperobesità di informazioni che è aggravata la falsa sicurezza generata dal breaking news piuttosto che dal live. Quindi dimentichiamo che l'informazione non è il potere è la comprensione. E se torniamo a questo, al voler cercare di capire, di comprendere, ritorniamo alla dimensione naturale umana del tempo. In Rete Economy iniziamo qualcosa che è nuovo e diverso nel panorama mediatico. Nuovo perché il contenuto si basa sulla raccolta di 2000 fonti, 2000 mondi che influenzano col loro pulsare quotidiano il nostro pianeta. E lo fanno dalle 150 città che sono il network in cui si sviluppa la vita del mondo, in almeno 150 diverse e equivalenti forme di modernità. Noi abbiamo raccolto tutto questo in cinque grandi basi comunicanti che parlano di geopolitica, che parlano di business e di economia, di lifestyle, di arte e cultura e di tecnotrends. E lo abbiamo fatto facendo un viaggio, perché la sfida una volta era se si poteva fare un viaggio in 80 giorni, oggi la sfida è se lo puoi fare in 80 clics e noi abbiamo vinto questa sfida. E ogni settimana condivideremo con voi questo viaggio. Possiamo partire con il nostro viaggio. E l'evento della settimana, che ovviamente ha fatto più scalpore per noi quando parliamo di arte e cultura e di lifestyle, quindi possiamo intersecare, sovrapporre due basi comunicanti, è la vittoria dell'Oscar. Iniziamo con lifestyle. Evento nell'evento, Hollywood ha mostrato un tributo all'Italia non solo con la premiazione, ma anche celebrando il nostro fashion. Vogue USA, che è la rivista di riferimento del fashion mondiale, ogni anno, il giorno dopo la premiazione, mostra i 10 migliori abiti nel red carpet. Quest'anno 5 su 10 erano italiani, nessun altro ha fatto così. Un implicito ulteriore omaggio alla creatività, e se un segnale deve essere dato alla nostra imprenditoria, è quella di pensare di tornare a fare quello che ha sempre fatto e ha sempre saputo fare al meglio, cioè essere l'innovatore, il creatore di nuovi schemi, di nuovi trend, di nuovi riferimenti, ma esserlo così nel profondo da diventare oggi innovazione, rivoluzione, rottura e domani la tradizione, l'evergreen. Questo ci permette di passare alla dimensione anche dell'arte e della cultura. Ovviamente vincere un premio di questo prestigio è anche un implicito riconoscimento alla nostra cultura, in un film che è importante perché dà uno spaccato reale di questo paese. Questo film è un viaggio. È un viaggio e durante questo viaggio, se noi ci muoviamo, osserviamo intorno, vediamo intersecarsi tante sfaccettature dell'Italia, tutte. Ed è questo forse la cosa più importante, ed è questo che è stato premiato, l'immagine di un'Italia, di una Italia. E questo ci porta in un'altra dimensione, un altro vaso di movimento, visto che parliamo di immagini, sensazioni, che però sono realtà, sono concrete, ed è quello del business. E lo facciamo parlando di due realtà che, una attuale e una in divenire, in un mondo virtuale, come può essere uno showroom, in questo caso navigante, e un altro, come può essere un parco tematico, parleranno dell'Italia. Parliamo di A Nation on the Move, ovvero che cosa? Un interessante progetto che gravita intorno alla Porte-Aerei Cavour, che viaggerà per 6 mesi al costo di 200.000 euro al giorno per navigazione, totalmente pagato da imprenditori privati. È uno showroom del Made in Italy navigante, ma non solo del Made in Italy e non solo di quello militare. Se andiamo nel dettaglio, oltre alla superficie, come noi siamo abituati a fare, vediamo altre cose molto importanti. Non è soltanto l'hard power italiano militare, di tecnologia, ma è anche l'hard power industriale italiano. Se pensiamo, come ha rilevato questo mese in un bellissimo articolo una delle più sofisticate riviste al mondo, Monocle,
per esempio a Dubai, intorno quando la nave è ormeggiata, c'è stato event della Maserati piuttosto che della Lamborghini. Ma è un parlare del nostro essere italiano quando noi pensiamo al food, alla dieta che i visitatori potranno trovare, dalla pizza al caffè e Italia. Ma nelle zone di accesso al pubblico, ovviamente, cioè nelle zone dove l'equipaggio si può rilassare o dove può mangiare, avremo tutto un insieme che fa sembrare questa nave quasi una nave da crociera. E anche questo è hard power italiano industriale, che si unisce a quello dell'happy power del food. Ma poi avremo anche un altro happy power che diventa smart power, nel senso della diplomazia, dato che questa nave ha un ospedale. E tecnologia e medici italiani useranno i 37 letti dell'infermeria di bordo per eseguire 300 complesse operazioni durante soste nei posti africani per migliorare la qualità della vita di altrettante persone. E poi c'è lo smart power diplomatico italiano quando questa nave tornerà a essere una nave da guerra nelle operazioni nella zona dell'African Horn contro i pirati. Tutto questo si può sintetizzare queste varie forme di poteri, di power che si sovrappongono in uno smart power che è diplomazia economica. Non meno importante nella dimensione di un counter on the move, ed è stato rilevato questa settimana riprendendo un progetto che è comunque già noto nel Wall Street Journal, è un progetto di un parco tematico a Bologna. Un'azienda italiana insieme al comune di Bologna hanno aggiunto un accordo su 20 ettari per un costo di 49 milioni di dollari. Questo esperimento poi verrà ripetuto in altre realtà in giro per il mondo. Sarà la Disneyland del food, è una Disneyland per gli amanti del food, del gourmet. E questo è ancora importante perché è un qualcosa di dinamico. Attività come queste, dimensioni come queste, show the flag come questi, sono elementi che devono essere presenti nell'imprenditoria, sono trend da seguire, che possono essere brick and mortar, cioè qualcosa di costruito, ma possono essere virtuali. E il parlare di virtualità digitale, perché virtuale vuol dire non esiste, digitale vuol dire un mondo che esiste, anche se in un'altra dimensione, ci porta in un altro ulteriore vaso comunicante, a dimostrare come il mondo si interagisce, come non è un qualcosa di complicato, ma in realtà di complesso, e quindi la complessità è sempre gestibile. Parliamo dell'evento a settimana. Parliamo del Bitcoin. Questa rete, Rete Economy, in una trasmissione diretta da Lisa Padoan, alcune settimane fa, dedicò al fatto che il Bitcoin aveva superato la soglia psicologica del 1000 dollari, la più approfondita e lunga trasmissione sull'argomento. Oggi parliamo invece di un fallimento. Mt. Gox, la realtà che controllava il 75% dei Bitcoin nel mondo, oltre ad aver fondato la Bitcoin Foundation che doveva promuovere e fare attività di lobby su Bitcoin, è fallita e il management è stato arrestato a Tokyo, il manager era francese. È paradigmatico perché quello che sta avvenendo, quello che è avvenuto, dimostra il perché e in che situazione è Bitcoin 1.0 e da dove, da quali ceneri partirà Bitcoin 2.0. Bitcoin è una moneta digitale in un network che funziona. Non fermiamoci sulla parte solo del black money. Perché sarebbe come dire che tutto il denaro che noi abbiamo è solo illegale. Il denaro che noi abbiamo in tasca viene anche utilizzato dal mondo illegale, ma non è questo, è solo quello. Il punto fondamentale è una crisi di legittimità perché manca una regolamentazione. Paradigmatico è quanto ha detto la Presidente della Fed su Bitcoin di fronte a una commissione del Senato. Noi analizziamo il fenomeno, lo studiamo, ma non possiamo intervenire. Perché? Perché è al di fuori del mondo bancario. Noi non possiamo intervenire, la SEC non può intervenire perché è al di fuori del mondo finanziario. Il Bitcoin vive in una dimensione alegale, non è né legale o illegale, è alegale. Nessuno fino ad oggi lo ha regolamentato. È stata la situazione del crollo, perché non è soltanto un problema di hacker che hanno rubato 400-500 milioni di dollari facendo fallire questa realtà o di pessimo management. È stato questo il problema. Da queste ceneri di Bitcoin 1.0 rinascerà Bitcoin 2.0 diventando un altro degli strumenti. Di monete virtuali ne abbiamo avute, per esempio l'ECU, ne abbiamo ancora i diritti speciali di prelievo della Banca Mondiale. Non è questo in sé il problema. Il problema è regolamentare. E il regolamentare ci porta di assenze e di presenze. E questo ci permette di entrare nell'ultimo dei nostri vasi comunicanti, quello della geopolitica. Ovviamente geopolitica questa settimana vuol dire parlare
di Ucraina. Siamo arrivati a un momento di svolta. Una piccola nota. Il fatto che ci siano delle operazioni, delle manovre russe in Europa, in Russia centrale e occidentale, non è un problema per l'Unione Europea, non è una minaccia, anche perché queste in realtà sono strettamente monitorate e controllate grazie a protocolli d'intesa che sono una delle poche positive eredità della guerra fredda. Il punto fondamentale oggi è quello del fatto che siamo a un momento di svolta che gira intorno a tre dimensioni politiche, ma per introdurle dobbiamo fare mente locale su qualcosa che è accaduto ieri. Russia Today, ovvero sia la CNN russa, ha magnificato in maniera enorme, esponenziale, una dichiarazione da Timoshenko. Da Timoshenko cosa ha detto? Ha detto che garanti dell'indipendenza, della sopravvivenza dell'Ucraina sono l'Inghilterra, Regno Unito e gli Stati Uniti. Mettere a rischio questo vuol dire entrare in guerra contro di loro. La Timoshenko, che avrebbe dovuto andare a farsi curare in Germania, non ha parlato né dell'Europa, né della Germania. Il potere reale non sta a Bruxelles, non sta a Berlino. E questa è la dimostrazione del bluff tedesco che dopo 10 anni di particolari intesi, telefonate speciali particolari, abbiamo visto che la dimostrazione dei fatti, la Merkel deve solo imbarazzatamente dire ma Putin è fuori dal mondo. Cosa è successo? Si è fatto un'overdose di Viagra, di cocaina ieri sera? Negli ultimi 10 anni che cos'era? Era l'uomo che dà loro il 45% del loro gas e a cui sono legati avendo investito più di 60 miliardi di euro. Ma la Russia contemporaneamente è una potenza, tra virgolette, che esporta energia ma importa benzina. Quindi è tutto molto relativo. E questo ci introduce alle tre dimensioni politiche. La prima dimensione politica è sul campo. Putin ha attuato un'operazione da manuale, ottenendo i risultati militari che ha ottenuto senza colpo ferire. Gli ucraini hanno risposto con un'operazione altrettanto da manuale, implementando una difesa di profondità, cioè ritirandosi, evitando lo scontro. Da notare, non c'è stato nessuno scontro. Ora la parola passa ai russi ucraini, che hanno il legittimo diritto di dire dove vogliono stare. E questo non vuol dire essere pro Putin, sarebbe troppo semplicissimo vederla così. Se loro non vogliono stare in Ucraina è un dato politico, imprescindibile, intorno a cui si deve muovere. Il secondo dato politico è la determinazione di Washington. Si è cominciato a parlare seriamente di trovare una via d'uscita, non dopo la farsa del viaggio del funzionario europeo, più non so quanti ministri, ognuno a portare le sue idee, i polacchi paura di una guerra civile che porti immigrazione, i tedeschi il terrore di dover perdere quanto investito in funzione di una dislocazione tra qui a 4-6 anni dell'industria della Polonia, i francesi per grossi interessi industriali di appalti vinti e quant'altro. Quando, e dopo il viaggio di Hollande, Washington, Londra e Parigi si sono mossi in sintonia, i primi tre a dire noi andiamo via dal G8, non ci veniamo, Berlino è arrivato molto troppo dopo e anche tutti gli altri troppo dopo, le cose hanno incominciato a muoversi. Ricordiamoci della Timoshenko. Il terzo elemento è fondamentalmente il vuoto europeo ed il vuoto tedesco alla luce di rapporti particolari, sinergie, una visione comune, Berlino e Mosca, controlliamo Siberia, Hetland e tutte altre storielle di questo genere. In questo momento di debolezza relativa strategica parte l'iniziativa di Berlino, che può partire solo perché c'è stato un posizionamento di paletti da parte di Washington, Londra e Parigi ed è accettata da Putin perché Putin vuole a questo punto una via d'uscita in quanto ha ottenuto quello che vuole. La via d'uscita è in corso, potranno anche esserci purtroppo degli eventi drammatici come della morte, anche degli scontri di unità militari, scaramucce relative. La via d'uscita è in corso, la strada è chiara. Passerà comunque anche da, e non può non passare che dal volere dei russi ucraini che hanno diritto di scegliere dove vogliono stare. Non è necessariamente detto una secessione, si può pensare a tante forme di federalismo, piuttosto, come possono succedere per esempio in Scozia o in Catalogna, piuttosto che una divisione come tra Repubblica Ceca e Slovacchia, e i due paesi hanno continuato per la loro strada in pace e non è successo niente. Il consiglio per le aziende italiane è stare molto attenti, è un momento di svolta e in questo momento il governo italiano deve agire
al di là delle belle dichiarazioni, delle belle frasi, deve implementare smart politics, cioè smart power, ovvero sia una diplomazia economica, perché ci sono almeno 20 miliardi di euro che arriveranno, tantissimi fondi comunitari, le industrie francesi e tedesche faranno parte del leone, dovremmo esserci anche noi, anche perché laggiù i tedeschi in primis, ma non solo loro, stanno ponendo le basi per dislocare a 4-6 anni dalla Polonia. Questo è quello che l'imprenditoria italiana deve tenere presente e deve essere pronta a cogliere. E monitorare quindi l'evoluzione di una crisi che è a un punto di svolta e sta svolgendosi in una situazione, sebbene all'interno di una drammaticità molto elevata, in maniera alquanto positiva.